telespettatori di Fanum TV, oggi ci troviamo al centro sportivo Pieve Canneti a Orciano di Pesaro, nel comune di Terre Roveresche, perché in occasione di 40 anni di attività e di corsi di taekwondo in questo territorio è stato organizzato uno stage con il maestro Su Ottavo Dan, docente del Kuki Won, sede mondiale del taekwondo e istruttore dell'Accademia Militare Coreana. Dunque è un'occasione da non perdere per tutti gli amanti, gli appassionati di questa pratica sportiva. Consegno un piccolo presente al maestro, così si ricorda. So you can remember of Terre Roveresche, you know? You can bring it in Korea. Ok. It's for you. Thank you. It's for you. Thank you. Questo è per te. Va bene? Bene. Have a nice trip. Okay. Back. Okay, grazie. Ciao. Sindaco, lei ha appena consegnato un piccolo pensiero, un dono ai maestri di una disciplina che è un po' un fiore all'occhiello per questo comune. Sì, è una disciplina particolare che sicuramente non è molto diffusa come può essere il calcio o altre discipline, ma è una disciplina che qua da noi a Dorciano, a Terre Roveresche, si fa da 40 anni e quindi è qualcosa di consolidato. E avere qui questo maestro coreano, comunque sia di un livello molto molto elevato, è importante. Gli abbiamo consegnato sì un piccolo dono, così si ricorda di Terre Roveresche anche in Corea. Insomma, anche
una palestra, un centro sportivo importante per Orciano. Sì, è un centro sportivo importante per Orciano e oggi per il nuovo comune, che a mano si arricchisce anche di altri tasselli, il nuovo campo da bici, il nuovo campo da bocce e poi altri investimenti che faremo nel futuro. E che serviranno sicuramente per tutti questi ragazzi, uomini e donne che continuano a praticare questa disciplina. Certo, servirà per loro e spero anche per tanti altri giovani che vogliono avvicinarsi a questa disciplina e in generale allo sport. Lei in Italia da molto tempo, com'è il livello di taekwondo qua nella nostra penisola? Io direi abbastanza avanzamento, cioè avanzati diciamo, però bisogna di distinguere taekwondo sistema vecchia, taekwondo moderna, quindi cerchiamo di aggiornarci un pochino, tutto qua. Che cosa significa taekwondo? Non è semplicemente una disciplina. Potrebbe dire semplicemente, taekwondo nata molti secoli fa. Allora semplicemente te vuol dire piedi, con vuol dire pugno, to vuol dire arte. Complessivamente utilizza uso col piedi, pugno, dando sua essenza. Poi di qui e do è importante una disciplina, educazione, rispetto degli altri e una serie di filosofie della vita. Adesso ci aiuterà anche a fare da traduttore insieme al maestro che ospita oggi d'eccezione. Intanto vorremmo chiedergli che cosa è il Kukkiwon. Allora, Kukkiwon이 뭔가를 설명을 좀 해주시면 하겠습니다. 아, 국기원은 세계 태권도 본부로서 태권도 사범들을 교육하고 태권도 기술을 보급하는 그런 본부입니다. Qual è il ruolo del maestro So all'interno del Kukkiwon? 지금 여기 우리 So 사범님은 태권도 국기원에서 무슨 담당을 하고 있는가 물어봅니다. 아, 저는 태권도 국기원에서 국기원 태권도 사범으로서 전 세계에 있는 태권도 지도자들을 교육하고 훈련시키고 있습니다. Come si trova in Italia e anche come ha trovato questi ragazzi, si è preparati? 지금 현재 여기서 오셔 가지고 보시는 이거 바가지 이곳 학생들의 실력과 분위기를 좀 말씀해 주셨으면 합니다. 이탈리아 태권도는 오랜 역사와 전통을 갖고 있습니다. 40년 전부터 태권도를 수련해 왔고 지금 보니까 젊은 이 지역에 있는 젊은 사범들을 중심으로 해서 태권도 발전을 위해서 많은 노력하고 있는데 상당히 높은 수준에 있는 이탈리아 태권도를 뭐 체험했습니다. Per concludere, qual è il consiglio che rivolge a tutti coloro che praticano taekwondo? 결론적으로 무슨 충고나 아니면 좋은 말씀을 드리고 싶으냐고 물어봅니다. 태권도는 청소년들에게 국가관과 부모님 올 수 있는 효로 정신을 강조하고 있습니다. 태권도가 이 지역 사회에서 몸이 더 발전된다면 국가에 큰 힘이 될 거라고 믿고 있습니다. 그래서 태권도가 이탈리아에서 많이 보급되고 많이 수련하길 바랍니다. Come si dice grazie in coreano? 한국말로 어떻게 그라치라는 걸 어떻게 감사합니다만 어떻게 말하시는 거예요? 대단히 감사합니다. 대단히 감사합니다. 대단히 감사합니다. Molto grazie. Un po' complicata adesso perché per noi è comunque ce lo riferisca. Deve camsabita. Intanto dobbiamo dire una grandissima partecipazione, una concentrazione pazzesca. Sì, noi
da sempre facciamo arte marziale, quindi la presenza di questi maestri coreani fa capire cos'è la vera arte marziale, quindi disciplina, concentrazione e soprattutto passione. Tu sei il presidente dell'associazione? Sono il presidente da Insun Sin Taekwondo Academy e insieme a mia moglie teniamo, abbiamo palestre un po' sparse nella zona, quindi Orciano, Lucrezia, e quindi abbiamo un grosso bacino di ragazzi che partecipano, dei bambini, ragazzi e adulti che partecipano costantemente alle lezioni e molti sono presenti qui oggi, oltre a persone che vengono un po' da tutta la provincia e anche fuori, Macerata, Forlì e anche nell'entroterra del centro Italia, diciamo. Come ha visto la grande partecipazione e anche il successo di altre iniziative da voi organizzate, qual è il vostro punto di forza? I nostri punti di forza sono principalmente due. Innanzitutto la buona collaborazione che c'è tra le varie palestre, quindi quando un maestro vuole creare un evento c'è sempre piena disponibilità da tutti gli altri maestri di fornire allievi, cinture nere o semplicemente allievi che partecipano all'evento e aiutano anche a organizzare affinché questo evento possa avvenire nel miglior dei modi. Un altro nostro punto di forza è che noi da sempre, con il nostro maestro Giuliani, insomma, quindi ormai da più di 40 anni sul territorio, non abbiamo mai voluto far parte di nessuna federazione nazionale e così abbiamo potuto mantenere la nostra autonomia, la nostra identità, che è quella proprio di insegnare l'arte marziale completa, tradizionale, come avete visto con il maestro Seo, che ne è un esempio, il maestro Kim Nono Dan di Vicenza, e quindi mantenendo un'arte marziale tradizionale i nostri corsi, come vedete, sono aperti a tutti, dal bambino all'adulto, senza limite d'età, quindi anche un adulto non è che noi facciamo fare semplicemente ginnastica o deve fare combattimenti, cose strane, fa l'arte marziale tradizionale, tutti possono praticare, e questo è nostro punto di forza e l'evento di oggi ne è un esempio. Vince Arianna Cinus. Belle cinture bianche, vince Alessio Trimarchi. Belle cinture gialle, dopo un acceso spareggio e una guerra infinita, pari merito Splendiani Michele e Cocchiaro Mattia. Belle cinture blu, Rosario Columbro. E per le cinture nere, Masciale Alex. Bravi bambini. Un applauso a tutti. Ringraziamo anche l'acqua che ci ha risparmiato. Ce l'ha fatta fare. Bravi ragazzi, continuate così. Grazie maestro Kim. Grazie a voi. Grazie a voi. Renata, anche voi avete partecipato a questo stage, per cui vorrei chiederti innanzitutto un'impressione, com'è andata? L'impressione è stata bellissima perché per me è la prima volta che faccio questo stage qui a Orciano
e vedere tanta gente partecipare così contenta di aver vissuto un'esperienza indimenticabile a me fa molto piacere. Ecco, anche tu sei un insegnante e proprio questo è il tuo paese natale. Sì, difatti io insegno qui Orciano e mi fa molto piacere perché sono qui nel mio paese, diciamo, e portare questa, già da allora, di 40 anni fa c'era questa tradizione, portarla avanti a me mi lusinga. E c'è un'altra scuola anche a Lucrezia? Sì, a Lucrezia è da tanti anni che insegno e lì abbiamo, insegno alla Xiomania di Federico Trastulli e ho una cinquantina di allievi dove oggi hanno partecipato allo stage alcuni di loro e ho dovuto dividere i turni perché eravamo in tanti, così ho diviso i baby dai 4 ai 6 anni, così i ragazzi e gli adulti infine. Ecco, e al tuo fianco hai tua figlia, anche lei insomma è stata tramandata questa passione. Sì, ha iniziato dall'età di 4 anni. Quindi giovanissima. Sì. Sappiamo anche che 2 anni fa hai partecipato ad un'importante gara proprio in Corea, com'è andata? È andata bene, nel 2017 appunto sono andata a Danyang a fare le gare della Madang e sono arrivata seconda in classifica. Medaglia d'argento quindi? Sì. Eravamo una ventina della mia stessa categoria e ho fatto il salto in alto, la sforbiciata, e rompendo tavolette da più di 2 metri d'altezza. Però mi immagino una esperienza indimenticabile. Sì. E anche un orgoglio da mamma. Sì, molto, sì. Insomma, tutta una famiglia. Sì, tutta una famiglia marziale. Sì, anche noi facciamo le gare di forma a volte, perciò anche io ho fatto la gara di forma, Niang. E sono arrivata a 12esima, ma eravamo, credo, una trentina. Però è stato un piacere partecipare, sì. E intanto allora finiamo di goderci questo, sì, questo stage. Io volevo ringraziare, se mi permetti, il maestro Giuliani Gabriele per aver invitato il maestro Kim di Vicenza, il maestro Su della Corea del Sud, che è docente del Kukiwon. Poi volevo ringraziare mio marito e anche il maestro Marchioni Morris per avermi aiutato nell'organizzazione. E infine voglio ringraziare il sindaco Antonio Sebastianelli per aver contribuito a tutta questa bellissima festa e Samantha Palazzesi che gestisce il bar del palazzetto per averci aiutato anche lei in tutto. Insomma, un grandissimo evento per concludere e anche un'importante partecipazione, un'occasione da non perdere. Sì, è vero. E ti invito anche a te a partecipare ai miei corsi a Lucrezia, dato che sei una donna, oltre a un bello sport. Con una bella difesa non farebbe male. Grazie mille, grazie, grazie, buon proseguimento. Grazie. Maestro Giuliani, 40 anni di Taekwondo a Orciano, come hai iniziato? Dunque, molti non sanno che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il Taekwondo, che era nato da poco, si manifestava attraverso alcune esibizioni sparse qui nei luoghi vicino a Fano, praticamente San Lorenzo in Campo e quindi anche a Orciano. Fu così che in seguito a una nostra manifestazione a San Lorenzo, se ricordo bene, ci chiamarono e cominciamo questa avventura che pian piano è durata fino adesso, con alti e bassi logicamente, ma è che ci tengo a dire allo scopo di continuare perché nel frattempo i ragazzi sono diventati adulti, gli atleti sono diventati cinture nere e adesso abbiamo la fortuna di avere una insegnante donna ma molto brava che si chiama Renata Mattioli, che insegna qui a Orciano e che collabora con il comune di Terre Rovereschi, e la nostra idea è quella appunto di continuare a praticare il Taekwondo e insegnarlo qui a Orciano con il supporto di tutti gli abitanti. Quali sono i progetti per Terre Roveresche? Organizzerete anche altri incontri formativi come questo, se possibile, in futuro? Sì, dunque, noi operiamo sempre da un punto di vista formativo, quindi il Taekwondo ci serve per spiegarlo un po' così alla gente che ancora non conosce, che pensa magari agli arti marziali come qualcosa di particolare o di violento o poco sportivo, invece così non è. E abbiamo approfittato della visita di questo maestro che viene dalla Corea per appunto spiegare quali sono i principi, quali sono le attività che ci proponiamo e soprattutto gli aspetti che noi promulghiamo ai ragazzi e ai giovani. Ed è questo, se posso dire, il segreto che ci ha permesso di durare così tanto tempo e insieme all'amministrazione comunale vogliamo proporre altri eventi come questo, invitare maestri, esperti e, perché no, divertirci insieme. Come si svolgono i corsi e chi sono tutti gli insegnanti?
Allora, il taekwondo qui a Orciano si svolge con le normali lezioni, voglio dire qui al palazzetto. L'insegnante, dicevo prima, Renata Mattioli, che è cinturone nera terzo dan, e tutti possono praticare il taekwondo, si sa ormai. Quindi tutte le età, insomma. Tutte le età, esatto. Noi generalmente prendiamo i bambini dai 6 anni in poi, ma abbiamo corsi per gli adulti, perché pratichiamo le arti marziali, quindi l'aspetto agonistico per noi viene dopo rispetto all'aspetto formativo. Insomma, maestro, dobbiamo dire che anche lei è nono dan, quindi hanno anche questi ragazzi una figura importante. Certo, certo, certo. Noi ci teniamo a mantenere questa nostra tradizione. Ti ringrazio e speriamo di vederci presto anche con Fano TV per le prossime nostre attività. Volentieri, grazie maestro. Di nuovo. Il maestro Moris è arrivato, ha rotto 11 tegole col taglio della mano. Il maestro Biagione è un altro esperto che insegna a Fano. Farà lui col taglio, il maestro Moris oggi farà col gomito. Valigia, in the luggage, non possibile, the luggage, little medal for remembering. Yes, you logo. Ti ha fatto un piccolo ricordino per la visita a Orcia. Per un applauso. Mercato. Grazie. Buon applauso per i maestri. Applausi.